Ci sono state le elezioni amministrative del 5 giugno e credo che sia opportuno fare una riflessione su queste elezioni, perché hanno sicuramente segnato una svolta politica e anche morale nel nostro paese. Che cosa è accaduto? È accaduto che alcune grandi città hanno visto l'emergere di personalità che era inimmaginabile alcuni anni fa potessero assurgere al vertice dell'amministrazione di una grande città. Mi riferisco in particolare a Virginia Raggi e a Chiara Appendino. Virginia Raggi è stata votata come prima candidata alle elezioni amministrative a Roma e Chiara Appendino è risultata seconda dopo Piero Fassino, il sindaco a Torino. Questo è un segnale molto positivo perché sta a significare che la gente vuole anzitutto cambiare rispetto a un ceto politico che è logoro e che ormai ha fatto il suo tempo. In secondo luogo, ha segnato anche la fine dell'idea secondo la quale una donna non può governare una grande città. Purtroppo questa idea è risalente nel tempo perché per moltissimi anni le donne non sono state ammesse persino al diritto di voto perché il diritto di voto è stato attribuito alle donne soltanto con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana del 1948, una vergogna. Ma il nostro Parlamento ha fatto registrare una presenza esigua di donne rispetto a tutto il resto dell'Europa e persino a paesi dell'Africa e dell'Asia. Le donne, secondo me, possono e debbono svolgere un ruolo fondamentale nella politica come pure nella pubblica amministrazione. Quando io sono entrato in magistratura non c'era una sola donna magistrato. Con l'andare degli anni si è superata questa discriminazione a danno delle donne. Oggi le donne sono la maggioranza dei magistrati ordinari e sono presenti nella Corte dei Conti, nel Consiglio di Stato, nell'amministrazione dello Stato, nelle forze armate e stanno facendo valere la loro capacità, la loro intelligenza, la loro saggezza anche nelle grandi città, nelle amministrazioni locali, cosa estremamente difficile da fare. Quindi io come elemento di novità saluto con speranza quest'evento del successo, secondo me strepitoso, di queste due donne, perché io sono certo che queste persone sapranno amministrare queste due città difficili che sono, se dovessero vincere, come io spero, al secondo turno, queste due città in maniera egregia. Perché esse hanno alle loro spalle una squadra degli esperti, delle persone che le sostengono e che le possono aiutare a superare i momenti difficili. Certamente amministrare una città non richiede solo la capacità di chi è sindaco, ma richiede anche la collaborazione di persone esperte nei vari campi, una squadra che possa agire e che possa gestire la cosa pubblica essendo attenta alle spese della città, alla pulizia della città, ai servizi della città, alle scuole, agli asili, ai trasporti, al verde pubblico, allo smaltimento dei rifiuti. Ecco. Io credo che è un'impresa non facile perché si tratta di ribaltare una situazione di anarchia nella quale siamo precipitati, però è un'impresa nella quale queste persone
entrano con grande determinazione, con grande coraggio e con grande competenza e capacità. Quindi, diciamo, al di là delle appartenenze, quest'evento sta a significare che le donne possono svolgere un ruolo formidabile nell'amministrazione della cosa pubblica, ma anche nella politica a livello parlamentare e a livello governativo. Di fronte a persone incapaci, che noi conosciamo, che sono alla guida del governo del paese, noi crediamo che queste persone possano ben amministrare la città tenendo presente quello che è la stella polare della Costituzione repubblicana, la quale è una Costituzione programmatica che stabilisce un programma. Qual è il programma? Quello dell'eguaglianza dei diritti sociali, quindi battersi per il reddito sociale, che è previsto dall'articolo 38 della Costituzione, battersi per la riduzione dei privilegi, destinare le spese che si risparmiano per i servizi pubblici. Sono cose che queste persone hanno detto nei loro programmi e che secondo me cercheranno di realizzare perché sono persone dotate di una volontà di ferro, di un grande coraggio e di una grande capacità pragmatica di realizzare le cose che si impegnano a fare. Quindi seguiamo con attenzione questo evento, incoraggiamo l'avvento delle donne alla guida delle città difficili del nostro paese, del centro, del nord e del sud, e diamo fiducia ai giovani che possono, secondo me, salvare l'Italia dal disastro in cui l'Italia è precipitata negli ultimi tempi. Devo anche dire che ci attende un altro grande evento per ottobre del 2016, il referendum costituzionale sulla riforma del Senato. Io mi impegno a parlarne le prossime volte in cui ci incontreremo per far capire che cosa significa questa riforma, quali sono gli eventuali vantaggi e quali sono invece gli svantaggi di questa riforma. Spiegherò come è adesso fatta la nostra Costituzione e quale sarà la nostra Costituzione se dovesse essere approvato diciamo, il progetto di riforma costituzionale, che non è ancora esecutivo perché attende l'esito del referendum dell'ottobre del 2016. Quindi tutto questo faremo la prossima volta, a partire dalla prossima volta, perché cercherò di spiegare quali sono gli aspetti più importanti della riforma costituzionale che sarà sottoposta al vostro voto, voto che ci deve comunque essere e che è importante perché la riforma riguarda il pilastro della nostra democrazia, la Costituzione repubblicana del 1948 che ebbe come padre Aldo Moro, Giuseppe Dossetti e Mortati Costantino e tanti altri grandi del nostro passato.
Quando arriviamo ad Arezzo, è mattino presto. La città si deve ancora svegliare. Arezzo è antichissima. La sua storia vive e rivive tra i vicoli che lentamente iniziano a popolarsi. Prima dei Romani fu un'importante città etrusca e dopo la conquista latina del III secolo a.C. conservò la sua importanza strategica ed economica di centro di scambio e incontro. La maestosa Piazza Grande diventa 3 volte all'anno teatro della giostra del Saracino, torneo cavalleresco dalle lontane origini. La stessa piazza e tutto il centro storico ospitano la fiera antiquaria ogni primo weekend del mese. In questo momento possiamo solo immaginare quanto sarà bella in quelle occasioni. Quella dell'antiquariato è una tradizione molto radicata nella cultura cittadina e saper mercanteggiare il prezzo è un requisito fondamentale per occuparsene. Distese di verde incorniciano la città, al cui interno possiamo ammirare veri capolavori dell'arte e dell'architettura italiana, fra cui la leggenda della vera croce di Piero della Francesca. Oggi però non ci occuperemo di queste meraviglie, ma dell'inaugurazione di un'importante mostra ospitata dalla Fondazione Casa Museo Ivan Bruschi. L'antiquariato e il collezionismo storico sono solo 2 dei settori dei quali si occupa la Fondazione. In questa domenica primaverile, la Fondazione ci propone una selezione di dipinti e oggetti che illustrano il fenomeno del Grand Tour nel periodo 7-800esco, provenienti da collezioni di studiosi e cultori del tema. Il Grand Tour ha le sue origini nei pellegrinaggi iniziati nel 1300 per il primo giubileo, con i fedeli che si dirigevano a Roma per chiedere redenzione per i propri peccati. Durante l'umanesimo, molti studiosi e uomini di cultura intraprendevano viaggi in tutta Italia, fra Roma, Napoli, la Sicilia e le altre capitali culturali. Dal 700 i governi stranieri di Francia e Germania in particolare iniziarono a finanziare questi viaggi per formare la nuova classe dirigente. Lo scopo era quello di educare al culto del bello e del virtuoso rappresentato perfettamente dall'antichità classica sempre viva in Italia. Era vissuta anche come fondamentale esperienza spirituale, oltre che culturale, da moltissimi giovani che tenevano diari e resoconti di viaggio. Fra i più famosi ricordiamo quelli di Goethe. Questa esperienza si imprimeva profondamente negli animi di coloro che provenivano da paesi dove il culto del bello e della naturalezza andava perdendosi. Fra le più belle immagini spiccano dipinti dove le gloriose antichità cedono il passo alla natura prima di doverlo cedere al progresso inarrestabile. Queste immagini impresse sulle tele testimoniano, documentano ciò che sta lentamente scomparendo.